solo chi c'ha fede, sort side blonde. Solo chi c'ha fede, sort side blonde. Solo chi c'ha fede. Oh, yeah. Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede. Solo chi c'ha fede parla di etica, di valori, non dello sportivo, dell'uomo, del cuore dell'uomo nello sport. Grandi ospiti quest'oggi in studio, avete visto il nostro Giorgio dei Fast Food Freestyler, bravissimo come sempre, Mimi Sara Band, che poi vi presenterò, ma voglio subito farvi conoscere il nuovo ospite. Il primo ospite di quest'oggi è una leggenda. È un fantasista? No, è il fantasista. Ma la clip selfie l'ha fatta qualcuno per lui che vi piacerà molto. Guardiamola insieme. Beh, parlare di Evaristo Beccalossi è difficile ma anche semplice. Se parliamo di calcio, parliamo di una delle più grandi menti creative del calcio italiano, perché vedere Beccalossi giocare era un divertimento, perché lui trovava sempre delle soluzioni molto spettacolari e gli piaceva anche la grande giocata. Se parliamo della persona, è una persona di buon gusto, io sono il suo cantante preferito e quindi è una persona di buon gusto, ma al di là di questo è un grande amico, una persona leale con la quale è bello parlare, una persona profonda che non parla solo di calcio ma anche di vita, sa ridere, sa commuoversi, quindi è l'amico che tutti vorrebbero avere. Ciao Evaristo. Signore e signori, Evaristo Beccalossi. Evaristo Beccalossi, benvenuto negli studi di Solo chi c'ha fede. Abbiamo iniziato con un'emozione, era una sorpresa per te, non te l'aspettavi, io lo so. Enrico sì. Ruggeri, raccontiamo di questa clip selfie che hai visto e di che cosa ti ha trasmesso, perché davvero era una sorpresa per il nostro Evaristo. Sono percorsi importanti, di persone importanti, quindi Enrico ci siamo conosciuti da giovane e nel vedere lui e le parole vedi il percorso di una vita, perché io a livello sportivo, lui a livello professionale abbiamo fatto un percorso importante, quindi mai deciso di farmi emozionare ancora. Sì, vogliamo farti emozionare. Ha detto che ha buon gusto tra l'altro, perché lui è del tuo cantante preferito. Sì, sin dall'inizio c'è stato questo feeling, poi a livello professionale sia lui che io insomma abbiamo avuto un... Però ecco la persona, l'amico che in qualsiasi momento di notte, io ho poche persone amiche con la A maiuscola, quindi lui è uno di quelli, perché insomma è bello parlare di tutto, confrontarsi, soprattutto una persona intelligente come lui. Si sta delle ore, a volte gli dico di stare qua delle ore a sentirti, però è un rapporto forte e tutte le volte insomma mi emoziona sempre. Perché avremo modo anche di farti riemozionare a proposito di Enrico. Senti, Evaristo, in molti ti hanno considerato un artista del calcio tra genio e sregolatezza. Questo viene detto sempre. Ma non mi voglio fermare a questo, perché le cose di te sono tante da raccontare anche extra calcio e noi vogliamo trasmettere proprio l'uomo, Evaristo Beccalossi, uomo e non soltanto calciatore. Vogliamo capire qualche cosa in più di te, del fantasista, attraverso C'è Fede e Fede. E tu sei stato proprio un grande fantasista, con grande estro, sei stato conosciuto per i tuoi dribbling che addirittura ubriacavano i tuoi avversari. Questa tua fantasia e questo istinto, ad esempio, che avevi nei dribbling, anche nella vita ti è servito? O nella vita sei stato diverso? No, rispecchia un po' tutto il mio percorso. Non sono mai stato un calcolatore, quindi ho avuto la fortuna
di fare la professione del calciatore, ma non mi sono mai preso sul serio, perché la cosa più bella era svegliarti la mattina e fare quello che volevi. Io avevo la fortuna di giocare davanti a 70-80 mila persone e ti dicevano devi allenarti bene, devi fare i sacrifici, ok, va bene. Però sono sempre stato istintivo, a me bastava darmi un pallone e il mio obiettivo era quello alla domenica di essere protagonista e soprattutto vedere i tifosi contenti di com'ero, con magari tanti difetti, però ero spontaneo, cioè nel bene e nel male andavo per la mia strada. Tanti hanno cercato di ingabbiarmi e di darti delle regole, però sono importanti, perché le cose basilari li devi avere. Io sono cresciuto in un paese vicino a Brescia, quindi mio padre mi ha insegnato i veri valori e il calcio l'ho sempre interpretato come una parentesi bellissima che poi dalla sera alla mattina finiva, e quindi lì diventavo calcolatore perché sapevo che era come un film e poi finiva tutto e ti dovevi realizzare nella vita quotidiana. Quindi anche lì ho avuto la fortuna che ho smesso anche giovane, a 32 anni, perché arrivavo negli spogliatoi, non avevo più voglia di mettermi le scarpe, non avevo più voglia di cambiarmi, avevo già degli altri obiettivi, perché mi ritenevo già una persona molto fortunata, perché alzarti la mattina e sorridere, avere la fortuna di aver conosciuto persone importanti, per me era il massimo, e non ho mai curato altre cose. Quindi è un bel percorso che vale la pena di vivere, come l'ho vissuta io. Senti, la fede nell'onestà e nella lealtà. La lealtà è sempre stato un caposaldo, e anche l'onestà, la chiarezza anche nei confronti dei tuoi compagni, questo ti ha sempre caratterizzato moltissimo. Pensi di aver ricevuto lo stesso trattamento dei tuoi compagni? Ti sei sentito amato e trattato nello stesso modo, lealmente? Sì, assolutamente. Dei miei compagni, specialmente i miei 7 anni all'Inter, ho avuto un gruppo di giocatori, di compagni straordinari, quindi sapevano com'ero, quindi mi sentivo anche tutelato con tutti i miei difetti, perché eravamo un gruppo di giocatori da 22-23 anni, quindi tutti abbastanza lineari, schematizzati. L'unico un po' fuori dal coro ero io, quindi e per certe caratteristiche non potevo aiutarli. Li potevo aiutare con magari la mia fantasia, col gesto tecnico, però il vero lavoro in campo, dove c'era da correre e fare i sacrifici, lo facevano loro. Allora loro correvano volentieri per me, però io dovevo dare in cambio qualche gol e qualche assist. Quindi mi hanno sopportato, infatti a distanza di anni che ci vediamo ancora tutti, è bello aver lasciato un buon ricordo in loro, perché non ero un tipo semplice da gestire. Quindi, non eri un tipo semplice da gestire, no. Un creativo, la creatività porta a questo. Ma sì, ma la creatività non lo so, perché se tornassi indietro rifarei tutto, perché ti ripeto, questa è una bellissima e importante cosa. Non mi manca niente, anche se tanti mi dicono se tu fossi stato diverso, probabilmente no, cioè io dalla vita a livello sportivo e anche fuori, cioè credo di aver avuto tanto. Mantenere e una coerenza come umano e come sportivo. No, assolutamente, ma non, cioè sono contento di quello che ho fatto e a distanza di anni aver lasciato un buonissimo ricordo di come ero, cioè mi gratifica ancora e quindi non cambierei niente, con tutti i miei pregi e i miei tanti difetti. Quindi una cosa importante per te è la fede nella fede, ovvero tu viaggi moltissimo per il mondo, ti sposti tanto e trovi sempre però un momento di intimità, un momento che in cui ti senti appoggiato anche dal tuo credo. Non lo so se mi sento appoggiato, però lo desidero, lo cerco. Cioè, non sono uno che frequenta, per esempio, io vedo un santuario, di nascosto vado, vedo una situazione, una chiesa, alla sera ho i miei spazi per poter fare, per poter pregare, ma quello lo faccio perché lo sento io, non vado a cercare. Magari sono sperduto in mezzo a posti che nessuno sa e mi piace isolarmi e lì trovi veramente te stesso. Per ritrovare poter fare, te stesso. Sì. Sì, perché noi viviamo in un mondo dorato. Io a volte per i giovani sono molto attento, quindi
Però bisogna che troviamo gli spazi un po' per poter a volte fermarti e dire forse quella è la strada giusta, perché senti il bisogno, altrimenti corre troppo velocemente tutto. E i giovani devono, secondo me, un piccolo consiglio, visto che ho a che fare anche nel mondo sportivo con i giovani, cioè va bene correre, va bene volere tante cose, però troviamo anche gli spazi per poterti fermare e vedere che la vita ci sono cose bellissime, ma ci sono anche cose dove hai bisogno proprio di fermarti per partire nel modo giusto. Quindi più spazio all'interiorità. Sì, sì. Ce n'è molto bisogno, sì, al giorno d'oggi. Sì, perché dobbiamo trovare gli spazi con te stesso. Evaristo, ci sono delle immagini che rappresentano particolarmente emozioni e momenti della tua vita. Le vediamo insieme attraverso Foto Ricordo. La prima immagine per te. Il Becca e l'Inter. Tu con la maglia dell'Inter. Bellissimo. Mi viene in mente subito il contratto che ho firmato. Che sono arrivato in sede e ho visto, mi ricorderò sempre, un foglio bianco con scritto FC Internazionale nell'angolino e ho firmato. Poi dopo mi ha detto, ma scusa, ma la cifra? Cioè, per dirti... Volevo firmare perché magari ci poteva ripensare, quindi ho firmato il mio primo contratto in bianco, talmente ci tenevo a indossare quella maglia perché insomma sono partito a 16 anni dalla mia città Brescia, prima dall'oratorio, quindi un calcio completamente diverso, ho fatto le mie esperienze nella città dove sono nato, appunto a Brescia, a 22 anni arrivo a Milano, nella grande città. E indossare quella maglia lì con un cognome stranissimo, perché Beccalossi non so che cognome è. E prima di me aveva giocato Suarez, Mazzola, Corso, quindi quei cognomi lì avevano fatto parte della grande Inter e pesavano come dei macigni. E non ero neanche preoccupato perché probabilmente l'incoscienza mi diceva è una chance che tu hai, quindi fretta di firmare il contratto, fretta di mettere su quella maglia lì. E poi quando sono entrato la prima volta a San Siro nello stadio, che mi ricordo sempre era agosto e c'era lo stadio, che c'era un sacco di gente, era la prima volta che mi vedevano giocare, e da lì è nato subito questo feeling e dicevo guarda dove sono arrivato qua. Cioè, questo subito, contratto firmato in bianco ti ha fatto rimanere poi nell'Inter per quanto tempo? Per 7 anni ho fatto, sette anni, trovandomi... Uno spazio importante perché, ti ripeto, ho avuto magari non grandissimi rapporti con i dirigenti oppure con il palazzo, diciamo, ma grande rapporto con i tifosi e il mio allenatore che era Eugenio Bersellini. Sei un uomo di cuore, per questo no, anche ma l'allenatore lo facevo diventare, tra l'altro è mancato poco tempo fa e gli ho chiesto anche scusa perché le ha provate tutte per farmi... E però lo faceva per il mio bene, solo che io a 22 anni arrivi a Milano, chiaro che Milano è una bella città, certo. Quindi sono arrivato a 22 anni, sono ancora qua, credo che... Tu ti sia trovato bene? Sì, mi sono trovato bene, sì, in tutti Prossima i sensi. Foto. Ah. Il tuo caro amico, sì, Lele Oriani. Sì, prima... Tu l'hai considerato il miglior compagno di sempre, fondamentalmente. Sì, come persona sì, anche se calcisticamente io nasco con Altobelli, no? Quindi siamo cresciuti calcisticamente a Brescia insieme, quindi avevamo un grande feeling sul piano del gioco, sul piano delle caratteristiche, quindi facevamo delle cose che incontravamo la gente e si diceva ma... Cosa fate, cosa provate in allenamento per fare quegli scambi, quelle situazioni lì? E noi non abbiamo mai provato niente. Mentre Oriali invece sin da giocatore era quello che proprio, tra virgolette, aveva capito che tipo ero e quindi nel modo giusto sapeva come prendermi. Ma poi anche dopo, perché abbiamo fatto tantissime cose insieme, io addirittura un rapporto di amicizia che sulle cose importanti della mia vita... Pur non frequentando, ecco a volte l'amicizia, no? Pur non frequentandoci spesso, si diventa amici nei momenti importanti di un percorso Questa di vita. Questa è l'amicizia. Questa è. E lui è uno. Quando io ho avuto bisogno su certe scelte, ho sempre potuto contare su di lui. E questo per me è un'altra persona speciale come Enrico. Prossima immagine per te.
che splendore orco di caso. Figlia. E qui me l'ho impegnato bene, mi sa. Caspita, bellissima tua figlia Nagaia. Sì, è... Dove eravate in questa foto? Qua eravamo alla festa di Natale l'anno scorso dell'Inter. Beh, manca poco al Natale, quindi insomma, quest'anno come lo festeggerai? Sempre in famiglia? Non si sa, non si sa come lo festeggio, perché io sono un po' strano anche con... non lo so ancora, non faccio mai... Mai progetti? Mai. Vivi no, la spontaneità, però, come esatto, hai detto prima. Esatto. Cosa ci racconti della tua bambina? Ma che sono stato un... Soprattutto, vabbè, gli voglio un bene dell'anima e nel mio percorso di vita sicuramente è stata più brava la mamma. Perché io ci sono o non ci sono, quindi sono sempre stato un po' strano. Però ecco, l'unica cosa che mi dispiace è che all'inizio, avendo un cognome così pesante, lei ha sempre dovuto raddoppiare o triplicare le forze per dimostrare certe cose, che invece, secondo me... Le appartenevano già. Sì, sì. E questo mi dispiace, però, insomma, sentire dei messaggi o che mi dice sono orgoglioso di essere tua figlia, non credo che sia... Penso che questa sia la cosa più bella che un genitore possa sentirsi dire. Sì. Sì. E lo capiamo dai tuoi occhi. Cosa vogliamo dire a tua figlia? Dai, dille qualche cosa. Qualche cosa che magari non le hai mai detto. Ma non sono mai stato tanto presente. Tante volte tanto ci sono anche banalità e quindi si possono dire... No, ma diventa importante quando ti trovi a mangiare qualcosa, una pizza insieme, perché poi... Mi era subentrato che ho un senso di protezione, che però non voglio andare troppo a invadere. Tra l'altro lei è nel mondo del calcio perché è all'ufficio stampa dell'Inter, quindi... Complimenti. Ha fatto 10 anni, ha iniziato con me con Tele Lombardia, poi aveva fatto Inter Sanne per tanti anni e sono passata all'ufficio stampa. Quindi sono un papà che cerca di proteggerla, ma non vado troppo vicino perché... Col cognome ho sempre paura di creargli ulteriori cosa problemi. Le diciamo, dai, cosa le diciamo? Vabbè, basta che me la guardo in fotografia. Che e l'amore arriva tanto, da sé. Sì. Prossima immagine. Ah, sì. Enrico, ricorrente nella nostra puntata di oggi, ma perché avete un rapporto davvero splendido, come prima hai accennato. Però raccontaci di questa immagine nella precisione. Dove questa eravate? Qua eravamo a Fano, Senigallia, poi lui partiva in tournée, c'aveva il primo concerto in zona, quindi al pomeriggio abbiamo fatto una partita per beneficenza con la Nazionale Cantanti e dicono gli ex, che però lì sono tornato in campo perché so che lui gli piace fare le sfide. Ma no, lui in che ruolo gioca? Lui gioca con numero 10, quindi quando giocavamo insieme io tenevo l'8 e lui il 10, e anche perché il mio primo numero preferito era da giovane era l'8, poi sono arrivato a Milano. Numero dell'infinito, tra l'altro. Infatti, era, però sì. Dopo a Milano mi hanno detto devi mettere il 10, però io voglio l'8 che mi piace di più e lì non avevo ancora la personalità per impormi e dire voglio l'8, quindi mi hanno appiccicato il 10, ma... È stato importante nel mio percorso sportivo, però non è il mio numero preferito è l'8. Evaristo, allora, momento musicale, e qua percepiamo tutte le tue emozioni, perché davvero teniamo molto a My Music, sono momenti, quelli musicali, che caratterizzano veramente il nostro cuore, ci regalano emozioni, sensazioni particolarissime. Ce le godiamo insieme con My Music e scopriamo qualcosa in più di te. Primo brano, ragazzi. Luci a San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai parando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. La Mimì Sara Band con la nostra Bravi. Nicole. Bravi.
Parliamo di questo brano. Lì racchiude un episodio... E Vecchioni, poi lo diciamo. Sì, Roberto Vecchioni, Lucia San Siro racchiude un momento particolare del mio percorso sportivo, perché mi ricordano sempre Inter-Real Madrid, San Siro esaurito, pensi alla canzone e c'è tutto lo stadio che chiama il mio nome. Quindi io in 30 secondi, in un minuto... mi parlavano della partita, non capivo niente, perché sono partiti dei brividi dalla testa fino ai piedi e io in mezzo a San Siro allo stadio, che tutta la gente chiamava Evaristo, e lì ripercorri veramente dall'inizio. Mio padre che mi portava a allenarmi con la biciclettina, che allora c'era la Graziella che si piegava in due, me la metteva nel baule perché a Brescia c'era la nebbia, e vedevi tutto questo percorso. Quindi Lucia San Siro racchiude proprio l'episodio dello stadio, l'emozione di avere tutta la gente, lì non c'entrano i contratti, non c'entrano i soldi, non c'entra niente, cioè ti lasci andare e dici guarda dove sono. Poi qualcuno mi ha ripreso e mi ha detto beh che sei un po' fuori stasera. E gli ho detto sono uscito un'ora fa a vedere a campo, ero già tutto sbarrellato perché... cioè sentire quella cosa lì, dicevo mamma mia che voce, cioè, cose belle che ti rimangono dentro proprio. Vediamo cosa succede con la prossima canzone. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, vagabondo che sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sempre nomadi. I nomadi non deludono mai, no, è un brano sempre di grandi emozioni. Io parto anche con Il povero Augusto, quindi poi Beppe Carletti, ci conosciamo. Questa rappresenta un po' anche questo dei... Una canzone che me la porto sempre con me, cioè vagabondo, chissà dove era casa mia, quindi dei passaggi fondamentali perché non sono mai stato un lineare, ecco, cioè, ancora adesso che ho 61 anni, chissà dove era casa mia, cioè, tutte quelle cose che da quando è uscita quella canzone lì me la porto con me perché mi rappresenta un po' nella non linearità della vita. Prossima canzone. Io sono quello da guardare quando ho voglia di giocare, sono schiavo dell'artista che c'è in me. Datemi il pallone, non parlate, poi correte ad abbracciarmi. Io sono l'ultimo egoista perché sono un fantasista, faccio quello che vorreste fare voi, quello che vorreste fare, quello che vorreste fare. Non poteva mancare questo brano, non poteva mancare il fantasista Enrico Ruggeri, l'ha scritta per te. Questo sì, brano scritto per te. Sì, le notti passate insieme dopo i concerti, che scappavo dai ritiri per poter seguire i suoi concerti, così, e nascevano tutte queste confidenze. Quali sono le frasi di questa canzone che ti colpiscono più? Perché sono molto belle. L'artista che c'è in me, l'allenamento fatelo voi, cioè io andavo preso così com'ero, quindi... E poi ci sono... Io faccio quello che vorreste fare voi, nel senso che insomma ho la fortuna di fare quello che voglio, nel bene e nel male. Quindi... Senti, quando hai ascoltato per la prima volta questo brano che ti aveva dedicato? È stata forte perché hai detto solo tu riesci a inquadrare i momenti, perché poi tra l'altro noi parlando anche di altri grandissimi campioni, quindi c'era George Best che è stato un giocatore straordinario, Meroni del grande Torino, quindi tutta questa categoria di fantasisti, e poi lui ha preso proprio a cuore il mio atteggiamento, il mio comportamento, e quindi ha trovato delle parole, dei testi, secondo me eccezionali, perché
E quando l'ho sentita la prima volta sono capottato. Complimenti, perché io le ho sempre pensate, ma non sono mai riuscito a dirle, solo tu sei riuscito a metterle. Bellissima, bellissima. Senti, Evaristo, proseguiamo. Le emozioni, ti ho detto che era ricca di emozioni, ma è bello vederti in questo modo. E ti ringraziamo per condividerle con noi, tra l'altro. Grazie, no, perché ci stai regalando tanto. Fa piacere, fa parte dal discorso che facevamo prima, che si corre talmente tanto che invece qualche volta fermarsi e poter fare dei passaggi importanti della propria vita con altre persone, che tra l'altro l'ho vista, la tua trasmissione è molto bella e mi piace. Ti ringrazio. E quindi mi piace anche a me. Potremmo andare avanti delle ore. Eh sì, noi cerchiamo di tirare fuori l'umanità, per quando troviamo persone come te che ne hanno in abbondanza, contenti. E a proposito di questo, è arrivato il momento di testa e cuore. Il nostro partner Bricofer, che abbiamo dall'inizio perché crede a fede grande in noi, mette insieme sempre testa e cuore in ciò che fa. Sembra semplice, ma delle volte bisogna scegliere o testa o cuore. Vediamo nella tua spontaneità che cosa sceglierai nelle immagini che ti propongo, che ovviamente ti riguardano. Mi dirai se testa o cuore. Prima immagine per testa o cuore. Paolo Rossi. Allora, questa è un... Adesso, prima che tu mi dica se testa o cuore, mi sento di dire che tu hai scoperto, tra l'altro, grandissimi talenti. Pensa a te. Negli anni 80 avevo un mio bar in Piazzale Lotto a Milano, un mio bar tabacchi, caffè, quelle cose, parcheggiavo la macchina lì. Quindi in una partita avevo sbagliato due calci di rigore, però non cambiavo le abitudini. Quindi avevo la macchina lì, vado a ritirarla e conosco Paolo. Paolo era tifoso interista, quindi parlando i due rigori, gli ho raccontato la vera storia di quei due rigori lì sbagliati, che era un dato di fatto. E da lui ha creato questo pezzo che tanti altri magari si sarebbero arrabbiati. Io anche lì ho avuto la fortuna di dire, Paolo, da un episodio sportivamente parlando negativo, cioè io sono uno che mi piace che tu abbia creato questo episodio, perché altrimenti si parla sempre di cose belle. Lì era una cosa brutta sportiva, perché fare due errori, sbagliare due rigori non era semplice. Però dall'altra parte bisogna impegnarsi molto, anche perché dopo il primo rigore gli altri sono scappati tutti. Quindi mi hanno dato la responsabilità e non potevo tradire i compagni per il famoso discorso che mi proteggevano. Però da una cosa, ti ripeto, non bella, è Paolo ha costruito questo episodio che io trovo geniale, perché tutte le volte lo faccio anche con lui quando sono ospite a teatro, e lo faccio volentieri perché ci sta la bella cosa, il bel gol, la punizione sbagliata, certo, e anche i rigori sbagliati. Certo. Quindi fa parte tutto del bagaglio del bene e del male. Testa o cuore? È cuore qua. Cuore, sì. Tutto cuore? Sì. Prossima immagine. Oh. Qua... Testa o cuore? Pensaci bene. Vabbè, cuore, perché ho indossato la prima volta che ho indossato la maglia dell'Inter, ho dormito con quella io, perché... Con la stessa con cui avevi giocato? Sì. Fantastico, questa guarda è una gran bella cosa. Perché mi guardavo allo specchio, che fisicamente non sono mai stato un... Quindi vedevo come mi stava cioè avendo giocato alla sera, poi abbiamo mangiato e sono andato in camera. Camera, c'erano ancora quelle camere normali, diciamo, con lo specchio, non adesso le belle suite, camera normale con lo specchio, e mi ricordo che ho messo sulla maglia, volevo vedere come stavo, se stava meglio fuori, come dentro. Come ti vedevi? Era pesante. Pesante nel senso che c'era la maglia dell'Inter, quindi me la devo coccolare, me la devo tenere, l'ho tenuta su tutta notte. Terza immagine per te. La nazionale italiana. Bello. Ah! Bellissimo questo. Beh, allora, raccontiamo qualche cosa, lo sappiamo tutti la tua storia, cioè tutti ce l'abbiamo anche parecchio molto, perché non hai giocato in nazionale al tempo. Per la persona che sei, il talento che eri, è una cosa che sta un pochino sullo stomaco a tante persone? A tante, soprattutto i miei tifosi, perché io l'ho vissuta anche lì bene. Bene, mi spiego anche meglio. Allora, io credo che quell'anno lì meritassi di far parte del gruppo dei 22 che andavano al campionato del mondo in Spagna. L'hanno detto tutti. Esatto, quindi non volevo rompere le scatole a nessuno, anzi, se volevano prendevo anche la bandierina dell'Italia, facevo il tifo dalla panchina. E invece era talmente pesante, perché avevo giocato anche bene quegli anni lì,
che si era creata una situazione che se io fossi andato in nazionale dovevo giocare. E quindi lì si è creata una situazione un po' particolare, perché in quegli anni lì c'era anche Roberto Pruzzo, che era capocannoniere del campionato di Serie A per 2 anni, e anche lui, come me, non è andato ai mondiali. E non andando in Spagna non sapevo cosa fare, ho ricevuto un'offerta di una televisione a Monte Carlo. E quindi ho detto, vabbè, mi mancherà il campionato del mondo, però stare 20-25 giorni a Monte Carlo credo che... Non ti dispiaceva? Non mi dispiaceva, anche perché poi cominciavo a uscire dal paesello, Milano, Monte Carlo, parlare in televisione, ristoranti, bella gente, poi c'era anche un bel via vai nelle televisioni là, e quindi ho abbinato anche lì le cose positive superiori alla negatività magari di non un raggiungimento di un obiettivo sportivo importante. Quindi, allora, quasi banalmente te lo chiedo, testa o cuore? E come si dice? Anche qua ho scelto il cuore, anche qua, perché... Evaristo, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Lo so, vorremmo stare qua ancora a lungo. Avremo occasione. Avremo occasione perché sei stato un ospite veramente... di grande emozione, sei una persona leale, spontanea, la tua spontaneità l'abbiamo apprezzata particolarmente, sei un uomo vero, un uomo semplice, anche nelle tue stranezze di cui hai parlato e queste stravaganze invece hanno una comune, la tua semplicità e la tua umiltà, e questo credo che ti ha ripagato bene o male per tutta la tua vita. Assolutamente sì, e la fortuna di alzarti la mattina e poter decidere quello che vuoi fare col sorriso credo che sia una cosa impagabile. Evaristo, tu con il fai da te che rapporto hai? Cos'è il fai da te? Ah, bene, questo mi fa capire che con le mani però tu sei bravo a fare un sacco di cose. Dicono che ero meglio coi piedi che con le mani, però, c'è sempre da imparare, quindi mi devi aiutare. Con piacere. E allora lo scopriamo insieme con Tra il dire e il fare. Qua, Evaristo, tra il dire e il fare, questo nuovo spazio che Black & Decker ha pensato per mettervi alla prova, perché voi del calcio siete tutti estremamente bravi con i piedi, poi c'è stato anche Tacconi che doveva essere estremamente bravo con le mani e guarda un po', ha totalizzato uno. È un po' strano Stefano, quindi è fuori categoria. Ci può stare. Allora, ti spiego il gioco, in 60 secondi tu dovrai superare i tuoi predecessori. E vedremo poi, alla fine di tutte le nostre puntate, chi sarà il vincitore di questa bellissima... Questa ce l'ho, però non l'ho mai usata. Ah, non l'hai mai... Adesso vediamo, infatti, speriamo di non capire perché non l'hai mai usata. Ci proviamo adesso. Allora, la sicurezza prima di tutto. Ti attrezziamo con i guanti. Pure. Sì, gli occhiali ovviamente. Tu dovrai fare in 60 secondi il maggior numero di buchi con questo trapano Black & Decker. Dopodiché dovrai mettere in questi buchi le viti con l'avvitatore Black & Decker che trovi qui alla tua sinistra. Allora, hai 60 secondi, fanne il più possibile. Noi facciamo tifo col pubblico, perché guarda, la sicurezza è sempre importante, anche per Black & Decker, perché la facilità degli attrezzi Black & Decker è proprio questa, però sempre in sicurezza. Scegli tu secondo te la strategia migliore. Pronti al cronometro? Via! 60 secondi! Evaristo Beccarossi, forza, un buco, vai Evaristo, 2, 3, vai, ragazzi, sta andando alla grande, meno male che non l'hai mai usata questa valigetta, ma vai alla grande, precisissimo, vai, quanto siamo come tempo ragazzi? Il sistema di Evaristo è differente ancora, lui ha fatto i buchi, ha preparato tutte le viti e adesso si accinge ad avvitare tutto. Ma bello, ottimo sistema questo. Quanto manca ragazzi? 5 secondi, vai, devi avvitare. Evaristo, vai. Ah, ok. Stop! Oh, allora, come la mettiamo qua? Credo di non aver capito l'ultimo passaggio. Però... Allora,
Qua il punto è, qua dobbiamo fare una consulta giuria, va bene perché non aveva capito di avvitare? Non va bene, vero? No, io guardo perché spero. Mi dicono zero! Vai, però va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però c'eri quasi, potevano essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saresti andato a pari merito con Simone Butta. Ho ragionato troppo perché ho detto faccio il buco, metto la vita e poi avvito, però il tempo era... Però dai, mi sono impegnato. Zero. Beh, verrai a recuperare. Magari faremo un gran finalone verso Natale. Guarda, così capiremo qual è il migliore di voi. Ci riaccomodiamo perché abbiamo tante altre cose da raccontare e da far sapere ai nostri telespettatori. Prego. Prego. Brevemente, ci tengo a un consiglio che tu dai a chi si appresta a fare il tuo mestiere o qualsiasi tipo di sport o semplicemente anche ai giovani d'oggi, perché ci sta perdendo un po' di vista la concretezza delle cose. Io adesso mi sto occupando dei giovani, tra l'altro ho iniziato l'esperienza appunto con la federazione per gli under 20. Under 20. E quindi ho fatto due trasferte in Germania e poi con l'Olanda, abbiamo pareggiato in Germania e poi abbiamo battuto l'Olanda 1-0. E non c'è niente da inventare nel calcio, però ai giovani fargli capire che hanno una grande chance di fare qualche sacrificio, perché abbiamo avuto, io gli spiego, che abbiamo avuto la fortuna di fare un lavoro che non è un lavoro ma è un divertimento, quindi ti metti a posto per tutta la vita. Quindi il mio messaggio è fare le cose con grande umiltà e grande serenità per poter fare un percorso sportivo importante. Ci salutiamo, sì, salutiamo aspetta. I nostri amici. Recupero solo la mia sensazione. Ah sì, beh, cose tecniche ci stanno. Grazie, grazie davvero. Evaristo Beccalossi per essere stato con grazie. Noi. Grazie. Grazie. Prego, accomodati. Un grande campione dello sport, ma avete sentito, soprattutto un grande campione della vita. È arrivato il momento della pubblicità. Tra pochissimo dopo la pubblicità, Giorgio Band! Solo chi ci ha vede, Suicide Blonde. Solo chi ci ha vede, Suicide Blonde. Solo chi ci ha...